basta con programmi spazzatura. Rinviata di un mese la discussione sul DDL Gelmini. Il provvedimento, approvato lo scorso luglio al Senato tra le proteste di docenti, ricercatori, precari e studenti, doveva approdare oggi alla Camera. La decisione è stata presa questa mattina dalla Commissione Bilancio, dopo il parere negativo espresso ieri dalla Ragioneria Generale dello Stato, secondo la quale mancherebbe la copertura finanziaria, in particolare sulla norma che riguarda 9.000 assunzioni in 6 anni. Noi vogliamo intanto cambiare l'università. Quel disegno di legge non va bene, perché è autoritario, gerarchico. Non risolve il problema della ricerca nelle università, precarizzando la figura del ricercatore, non garantisce il diritto allo studio. Insomma, un disegno di legge che non risponde ai bisogni di cambiamento di questa università, che è un'università gerarchica, è un'università autoreferenziale, un'università in cui prevalgono le baronie, le clientele. Quindi noi la vogliamo cambiare. Adesso il governo ha il dovere di fermarsi. Aprire una discussione con le diverse componenti, i sindacati, gli studenti, i ricercatori, il mondo accademico, in maniera tale da arrivare a soluzione condivisa. Ma il presupposto è mettere in campo le risorse, perché abbiamo visto che questo disegno di legge è privo di copertura finanziaria. E le risorse vanno trovate subito, perché molte università ormai sono in una condizione prefallimentare. Tante università non riusciranno a pagare gli stipendi nei prossimi mesi. La ricerca viene indebolita proprio per la mancanza di risorse, la didattica anche, non ci sarà il ripristino del turnover. Ecco, rispetto a tutto questo non si possono aspettare tempi lunghi. Per questo io mi auguro che lo stop a questo disegno di legge possa riaprire una discussione. Questo movimento che oggi è qui è esattamente per questo obiettivo.